era un giovedì, lo ricordo molto bene. Mangio svelto, mezzogiorno e mezzo si mangia a casa mia, un quarto all'una dico, mamma, devo andare giù dal Mazzola, il sarto che aveva il telefono, a telefonare, devo fare una telefonata. E vai, vado giù. E invece ero d'accordo già dal mattino col capitano Rusconi che comandava il gruppo Carabinieri col quale ero in contatto, dice ci troviamo a l'una vicino a casa mia, in via Sant'Orsola, e andiamo a occupare la prefettura. E lì arriva la sera c'è niente da mangiare, abbiamo tirato in qualche modo così. Alle 11, 10 e mezza di sera arriva della gente sull'angolo di via Clara Maffei con la mitragliatrice, ci sparano alla prefettura. Allora il combattimento, io mi metto a sparare, vedo ogni tanto cadere a terra qualcuno come Birillo dalla mitragliatrice e ne va lì un altro, eccetera. Era la colonna di Farinacci, un gerarca fascista, che viene da Cremona e va a Como e passa per Bergamo, via Angelo Mai. Poi io. Il giorno dopo, il 27, sono entrati i partigiani, sono entrati in prefettura, eccetera, eccetera, e io ho partecipato a dei combattimenti in Piazza Pontida, quando sono arrivati gli americani che venivano da Brescia, andavano a finire anche loro a Como, c'è una fotografia dove passa questo carro armato americano che distribuisce cioccolato, sigarette. Io non le prendo per dignità, lei mi dice anche lei, la cocca, anche lei non ha preso niente, però da Piazza Pontida c'erano i cecchini fascisti sui tetti che sparavano contro questi americani, all'autoblindo non faceva niente, però c'era la gente che applaudiva. Allora abbiamo fatto il giro, io e altri, siamo andati su in Piazza Pontida, sono stati stanati e regolarmente fucilati, erano due cecchini. Provo una grande amarezza per vedere svanito un sogno che era quello di una società diversa e invece tutto il mio vissuto ha potuto constatare che il fascismo non è morto il 25 aprile 45, anzi è rimasto più che mai vivo, ma si è trasferito nei metodi, nelle persone, nel tipo di società, nei partiti di potere. Ma attento che se vanno sugli altri è peggio, quindi vota me. Siamo a questo, almeno peggio, ma è mai possibile? È mai possibile che ti dicano stai attento perché se voti e fai tornare Berlusconi è peggio di noi? No, io voglio il meglio, quindi dico disprezziamoli, non aderiamo alle loro proposte. Quando ci chiamano a votare facciamogli una pernacchia e lasciamoli soli.